A filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato, due bentornati tra l'altro, perché sono tutti e due personaggi noti al pubblico di Tempo Radio. Abbiamo Romeo Faganelli, che normalmente viene come presidente della banda di Castel Goffredo, invece questa volta viene per altro. Adesso lo spieghiamo perché cosa d'altro, quindi bentornato ovviamente. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Con Romeo Faganelli c'è Paolo Chiarini, che noi ci ricordiamo essere stato presidente della Proloco Città di Montichiari. Questa volta invece viene in altra veste, che adesso spiegheremo. Bentornato. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, voi venite per l'associazione Imprese Montichiari, giusto? Sì. Allora la parola a voi, ci spiegate che cos'è, che cosa allora, fate? Allora, l'associazione Imprese di Montichiari, da non confondere con l'associazione industriale, altrimenti appunto poi qualcuno pensa subito a Confindustria, in realtà non abbiamo nulla a che fare e abbiamo anche obiettivi e cose diverse. Imprese vuol dire che noi associamo anche aziende che hanno 4, 5, 6, 7 dipendenti, quindi anche, che ne so, professionisti, quindi piccoli artigiani, un po' di tutto. E solo di Montichiari. Perché? Perché vogliamo essere, questa è la ragione per la quale è stata costituita questa associazione, vogliamo essere l'interlocutore privilegiato rispetto a tutte le il comune, quindi a tutte le istituzioni pubbliche, e poi vogliamo fare massa critica appunto per essere degli interlocutori che contano. Questo è un po' il discorso, e rappresentare un po' gli interessi di tutte le imprese a questi livelli, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'ATS, il comune, la provincia, la regione, eccetera. Questo è lo scopo per il quale è stata costituita questa associazione ormai diversi anni fa, però la stiamo rilanciando dallo scorso anno, perché dopo un periodo un po' il Covid, non Covid, eccetera, quindi un po' ci siamo un pochino persi, e allora dallo scorso anno invece abbiamo preso appunto Paolo Chiarini, che è qui vicino a me, che ha il compito di coordinare le attività della IM, come la chiamiamo, e la stiamo quindi rilanciando. Già l'anno scorso sono stati fatti tanti associati, quest'anno si sta procedendo al rinnovo e a ulteriori associati, facciamo degli eventi che appunto poi verranno un attimo spiegati, però lo scopo appunto questo. Peraltro questo è lo scopo principale. Il secondo, che non è da meno, è quello di far dialogare tra di loro gli imprenditori. La cosa infatti più interessante è questa: quando facciamo i nostri eventi, le persone si incontrano e stanno lì anche un'ora e mezza a parlare, perché ognuno parla con altri, e così ci si scambia quello che sono così i problemi, piuttosto che le prospettive, piuttosto che il conoscersi. Comunque Montichiari non è esattamente piccolissimo, e ricordo che ha circa 400 aziende, quindi tanti non conoscono quello che fa o produce un'altra azienda. Quindi il fatto di potersi scambiare, di poter anche dire: ma tu come hai risolto questo problema, ma in che modo ci sei approcciato a un'altra questione, abbiamo visto che piace molto, e questa è una delle cose principali. Quindi diamo sempre spazio anche proprio a scambiarsi queste opinioni, queste problematiche. La penultima anche qui poi impegno, interesse principale dell'associazione è quella di fare delle attività di informazione, perché spesso i nostri imprenditori sono tutti impegnati a lavorare, a fare giustamente per il loro core business, e spesso non hanno o sottovalutano le informazioni, che possono essere più disparate, da alcuni obblighi di legge. Adesso c'è tutto per esempio il tema della sostenibilità. Ci sono stati in passato la legge 231, che peraltro è largamente disattesa dai più, quindi insomma diverse attività. Poi il tema per esempio recentemente degli infortuni, quindi la sicurezza del lavoro e moltissimi altri temi. Quindi facciamo questi 3-4 incontri all'anno su questi temi importanti, ripeto appunto, di informazione. Ultima cosa, stiamo collaborando bene, ma poi ve lo spiegherà meglio Paolo, stiamo collaborando molto bene con le scuole, perché con le scuole abbiamo un duplice obiettivo. Il primo è quello di avvicinare gli studenti e quindi anche gli insegnanti alle aziende, cominciare ad avere dimestichezza con l'azienda.
L'azienda non è un corpo estraneo, come spesso viene così illustrato, e poi anche per cominciare già da giovani ai ragazzi a far capire che l'azienda deve essere al centro degli interessi, diciamo, delle nostre comunità. Invece, anche con i mass media, un po' anche con la politica, sembra proprio che l'azienda venga considerata un po', lasciatemi passare questa parola forte, proprio come un male necessario, perché spesso si pensa che l'azienda sia, non so, lo sfruttatore che non paga le tasse, eccetera. Ma ovviamente ci sono anche questi, però il 98-99% delle aziende sono persone che lavorano, che si impegnano e che creano posti di lavoro. Non ci sono alternative. I posti di lavoro e il lavoro lo crea l'azienda. Quindi l'azienda dovrebbe essere al centro dell'agenda sia delle istituzioni pubbliche ma anche del nostro modo di pensare come famiglie, cosa che spesso non è. E questo lo vediamo purtroppo nell'educazione dei nostri giovani, dove non c'è questa abitudine. Allora lo sforzo, mi rendo conto, molto impegnativo, molto qui, molto là, è quello di cercare di riportare a livello perlomeno di Montichiari l'azienda al centro degli interessi dei 1800 studenti che ci sono al Don Milani, soprattutto, che è appunto una scuola di superiore di Montichiari, portarla al centro, di modo che piano piano ci sia questa educazione e formazione dei ragazzi, non solo dal punto di vista antinfortunistico eccetera, ma anche proprio a rendersi conto che l'azienda deve essere posta al centro della loro attenzione, perché non ci sono alternative. Quindi l'azienda deve diventare appunto un'attività amica. Sì, mentre parlava mi è venuto in mente un servizio, chiamiamolo così, fatto molto bene, insomma, su Torino, dove un'azienda praticamente non c'è più e faceva effetto vedere persone che magari avevano lavorato 40 anni per questa azienda piangere e non sapere che futuro avranno, per esempio. Certo. Così. L'azienda è essenziale proprio nella vita. Allora, voce anche Paolo Chierini, è il microfono aperto, quindi. Sì, mi collego a quello che diceva il nostro presidente Romeo, il presidente del nostro direttivo, che innanzitutto ringrazio per. Prima parlavo di proloquo, quando sono venuto l'ultima volta appunto dicevo che non mi sarei più ricandidato, perché avevo ricevuto una proposta professionalmente molto importante ma anche di crescita personale, che era appunto quello di coordinare questa associazione di IM che quest'anno compie 9 anni, quindi quando parlavi della nascita, l'anno prossimo c'è il decennale. E nel mio piccolo anch'io ho sempre collaborato a livello sia lavorativo che a livello di ricerca di sponsor, che è un po' una delle mie peculiarità, con parecchi imprenditori, e ho avuto la fortuna in questi circa 2 anni di conoscere imprenditori, come prima diceva il nostro presidente Romeo, che in effetti, non, a parte il fatto che non conoscessi, ma dei quali alcuni non conoscevano neppure gli aspetti sociali che mettevano in campo, diciamo, oltre alla loro attività lavorativa. Senza citare aziende in particolare, però mi vengono in mente dei progetti che io non conoscevo assolutamente, che forse più non conoscono, per esempio di ragazzi che sono molto in gamba dal punto di vista sportivo e che però non hanno le capacità, le famiglie non hanno la possibilità economica di far loro partecipare a degli sport particolari dove possono emergere, e alcune aziende danno queste che non sono borse di studio ma sono borse di sport, se vogliamo chiamarle, se possiamo usare questo termine, ed è una cosa, per esempio, secondo me molto 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 bella. Quando si parlava di scuola, appunto, siamo riusciti a dialogare. Ringraziamo tantissimo il corpo docenti del Don Milani, la dirigente Claudia Covri, che pochi giorni fa, se non sbaglio, era con il microfono di Tempo Radio. E abbiamo iniziato questo progetto pilota al di fuori dell'alternanza scuola-lavoro, progetto importantissimo, dove però la scuola fa delle convenzioni univoche con ogni azienda, che noi sollecitiamo, ma naturalmente è una scelta personale di ogni imprenditore, perché è chiaramente un investimento. Abbiamo iniziato questo progetto pilota, dicevo, dove gli studenti hanno proprio dei progetti da sviluppare, e parliamo di alcune classi quarte, alcune classi quinte, e dove alcuni nostri associati, che peraltro si sono proposti molti di più di quelli che siamo riusciti a accontentare, ed è una cosa bellissima, e l'anno prossimo vorremmo replicarla in maniera più importante anche numericamente, e quindi, dicevo, sviluppare dei progetti veri e propri che poi vedranno anche fisicamente messi a terra. Mi vengono in mente
mi viene in mente la cartellonistica di un'azienda che ha proposto di fare che verrà stampata, mi vengono in mente delle operazioni social, delle brochure di marketing, e questo è per l'azienda che ha scoperto in effetti magari degli elementi molto validi, e anche per i ragazzi che hanno capito, hanno provato innanzitutto il lavoro vero e proprio e non solo teorico, e soprattutto magari hanno capito se la strada diciamo di studio che stanno intraprendendo è quella effettivamente che possa dare loro uno sbocco importante nella vita. Certo, ci fermiamo un attimino con Romeo Faganelli e Paolo Chiarini dell'associazione Imprese di Montichiari, attenzione non industriale, ha detto Imprese di Montichiari, ci troviamo tra un paio di minuti. Con Romeo Faganelli e Paolo Chiarini dell'associazione Imprese di Montichiari, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, lo precisiamo perché appunto ho visto un messaggio, c'è industriali, no, Imprese di Montichiari, ha detto, ha precisato prima che è un'altra cosa proprio, che, allora sì. Sì, che poi questo onestamente è un bel mix. Perché appunto abbiamo presenti aziende che hanno 200-300 dipendenti su Montichiari, quindi aziende importanti dal punto di vista numerico, ma anche appunto aziende che hanno 4-5 dipendenti, e delle, abbiamo scoperto oltretutto anche delle eccellenze, magari anche molto piccole, che hanno 10 dipendenti, che fanno delle cose che non sapevamo neanche esistessero a Montichiari, perché ovviamente vendono in tutto il mondo, e quindi dici, però le abbiamo scoperte poi scambiandoci queste opinioni e questi pareri, come dicevamo prima. E poi gli interventi, ne ha accennato un pochino Paolo, gli interventi nel campo anche sociale ne facciamo parecchi, perché collaboriamo molto anche con le istituzioni, ripeto, quindi con il comune per esempio partecipiamo e contribuiamo ai diplomi di merito, borse di studio di merito, da non confondere con le borse di studio tradizionali, cioè quelli che, usando delle parole che si usavano tempo fa, i ragazzi, per intenderci, che arrivano alla media del 10, del 100 e del 110, quindi a chi proprio appunto ritiene che il merito sia una condizione molto importante e una spesa molto importante da raggiungere, e noi li contribuiamo per queste borse di studio, che peraltro poi sono dei buoni spesa che verranno spesi nelle cartolibrerie di Montichiari, quindi c'è proprio un ritorno. Poi sosteniamo dei progetti, per esempio attraverso con la scuola Don Milani, l'istituto, contribuiamo al grande tema della legalità, che assieme a un magistrato vengono presentati per esempio dei filmati che vengono fatti tutti gli anni su questo tema, coinvolgendo proprio gli adolescenti, e partecipano in tantissimi a questo progetto, e sta dando degli ottimi risultati che poi viene presentato a tutti, e sono anche qui proprio un intervento molto interessante che anche noi, oltre che come aziende singole, sponsorizziamo come associazioni di imprese, e poi pubblicizziamo e coinvolgiamo i nostri imprenditori soci anche in attività poi sociali del territorio, quindi non so, c'è da acquistare un'autoambulanza, piuttosto che per esempio c'è un progetto molto interessante che si sta facendo per uno screening di massa su tutti i ragazzi delle scuole primaria e secondaria inferiore, per la ricerca delle famose morti improvvise, no? Legate a dei cardiogrammi che devono essere fatti in un certo modo, anche questo chiaramente ha un costo, noi partecipiamo non solo per la promozione ma anche poi concretamente nel sostenere queste iniziative. Insomma, sono tante, alcune le abbiamo fatte l'anno scorso, alcune quest'anno, altre ne faremo, quindi per dire che non ci limitiamo solamente a questioni di tipo aziendale, ma insomma vogliamo essere una presenza importante sul territorio insieme a tutte le altre associazioni che già si occupano di queste cose. Quindi insomma è proprio, abbiamo costituito una rete, ecco. Ovviamente invitiamo, anche se c'è qualche ascoltatore che ha un'azienda a Montichiari, invitiamo a far parte di questo, a far parte di questa associazione, perché ripeto, sicuramente si troverà molto bene. Poi entreremo un po' nel merito, anche Paolo vi spiegherà quali sono le prossime date, le prossime iniziative a cui si può poi partecipare. Alcune iniziative
che facciamo poi li apriremo anche ad altre imprese, ad altre persone che vogliono partecipare. Giusto. Perché sì, perché ci vogliamo occupare anche della così dare un qualche strumento anche ai genitori sul grande tema dell'educazione degli adolescenti. Che spesso oggi i genitori sono proprio più o meno disperati, quindi insomma non tutti ovviamente, però sappiamo che tanti hanno dei grossi problemi, quindi anche su questo vogliamo occuparcene, dare qualche così qualche, offrire qualche incontro, qualche attività appunto anche qui di formazione e informazione. Presidente, quando eravamo giovani noi dicevano che quei giovani che eravamo noi di oggi non si sapeva dove saremmo finiti, adesso diciamo la stessa cosa di quelli di adesso. Sì, però guarda, io l'ho detto mi sembra anche su un'altra occasione qui sempre da voi, si tende sempre a dire che i giovani di oggi non hanno voglia di fare niente, che sono dei lazzaroni, che sono qui, che sono lì, che sono là. Io non sono assolutamente di questo parere, anzi penso che ci siano delle risorse infinite, vanno canalizzate e bisogna rendersi conto che noi anziani, tra virgolette, io lo posso dire, dobbiamo dare spazio a questi ragazzi e ovviamente quando si può cercare di correggerli o di indicare una via. Finora non abbiamo dato proprio, come dire, una non abbiamo sempre indicato le strade giuste, invece bisogna dare anche un buon esempio. Abbiamo citato qualche volta una scritta con i giovani d'oggi, non si sa dove si andrà a finire, il mondo scomparirà, i giovani non hanno, è scritto una tomba di Tutankhamon. Quindi, se posso collegarmi al discorso appunto dei giovani, sì. E trovo appunto molto importante quello che diceva prima Romeo sul progetto che abbiamo, che vogliamo diciamo mettere a terra sugli adolescenti, proprio perché come prima diceva l'imprenditore fondamentalmente è una persona e quindi anche un genitore, quindi ha gli stessi problemi di tutte le persone, anche dei propri dipendenti. E aggiungo che non è un appello ma un come dire, un pensiero positivo, ecco, che mi va di lasciare, appunto avendo conosciuto tante realtà imprenditoriali, un pensiero positivo che mi va di lasciare ai giovani d'oggi, i giovani che escono da scuola o i giovani che entrano alla scuola per poi un domani entrare nel mondo lavorativo, che il lavoro c'è e ci sono su Montichiari parecchie possibilità. E chiaramente ci vuole impegno, come prima diceva Romeo, ci vuole la voglia di fare, la voglia di sacrificarsi, ma non mi piace per nulla personalmente sentire dei giovani, ne sento spesso diciamo un po', scusate il francesismo, il termine poco professionale, un po' presi male, un po' demoralizzati rispetto al fatto che spesso in tele si sente dire magari che non c'è lavoro, che si fa fatica. In realtà è l'esatto opposto, bisogna semplicemente veramente avere la voglia di cercarli. Come manifestazioni prossime, come diceva il nostro presidente Romeo, ci saranno dei momenti informativi che stiamo creando, quindi dare la possibilità ai nostri associati e non solo, e anche ad altre aziende di poter partecipare su temi importanti. Uno dei temi che quest'anno vogliamo sondare, perché è molto complicato rispetto alla sostenibilità, è appunto la possibilità di creare delle comunità energetiche. E poi ci sono anche dei momenti ludici, a proposito di Proloco, sono quelli che diciamo da dove provengo a livello organizzativo. Il prossimo momento ludico, che sarà il Gran Gala estivo consolidato di IEM, che si terrà il 13 di giugno di quest'anno. La sera non svegliamo ancora la location perché stiamo ancora facendo un paio di valutazioni, che sono proprio momenti dove diciamo che gli imprenditori possono scambiarsi le pubbliche relazioni amicali e professionali, e sono comunque momenti, questo sono feedback che ci arrivano, chiaramente non è un mio giudizio perché non sono io che devo giudicare ciò che organizziamo, ma momenti molto piacevoli e di convivialità molto interessanti. E poi, come diceva il presidente, è un momento in cui l'imprenditore che magari ha bisogno di qualche cosa scopre che c'è l'impresa nella stessa cittadina che la fa, e quindi sì. Si fanno gli affari con le gambe sotto il tavolo, no? Come si suol dire. E noi andiamo, per esempio, diversi con diversi dicono: ma tu come hai risolto il problema degli uffici, per esempio, non so, l'open space piuttosto che eccetera. E allora si va, uno va a visitare, vengo a vedere quello che hai fatto tu, ma dove hai preso sta roba qui? L'ho presa dall'altra parte, quindi c'è anche questo scambio, ma che trasportatori usi tu? Uso questa roba, però perché non vai, cioè perché per esempio noi abbiamo anche due o tre ditte di trasporti, che sono associati a noi, quindi insomma c'è proprio anche questo scambio che risulta essere molto attivo, quindi uno c'ha anche da...
tra virgolette guadagnarsi, perché poi non è che noi conosciamo certo. tutto lo scibile umano, quindi alla fine invece mettendosi insieme certo, assolutamente. Vi posso leggere i messaggi? Certo, avete certo, allora Faganelli adesso la conosco sotto un'altra veste, come presidente industriali, no, è appunto l'associazione imprese di Montichiari, eh? Complimenti da parte di Alberto comunque. Grazie. Gli perdoniamo la... Grazie, grazie. Va bene, poi ancora... Scusa, lo devo levare altrimenti poi dopo rido tutto il tempo. Paolo, sono Laura di Peschiera, se la ricordo. Laura di Peschiera, sì, ti vedo volentieri, ti saluto. Okay. Ciao Laura, ma ricordo ancora. Allora, poi ancora. Paolo, dai, con le tue capacità riuscirai a portare questa associazione ai vertici. Guarda, è un'ammiratrice certo, bene, bene, storica, sì. E beh, insomma, l'abbiamo scelto per qualcosa, no? Allora, la cosa che posso, se posso rispondere a questa domanda, è l'ultimo messaggio, una domanda. Quello che ho trovato e che mi stimola tantissimo è il team che si sta creando all'interno degli M, perché il coordinamento non è Paolo Chiarini che fa tutto o riesce a fare delle altre cose, è grazie a un insieme di persone, il direttivo, che ringrazio tantissimo, e riusciamo a creare appunto un team e riusciamo a fare delle iniziative di cui parlavamo prima, e ci tengo tanto a dirlo questo. Certo. Faganelli, lei è un grande personaggio con la passione di fare azienda e si sente come ne parla, da come ne parla, la ringrazio. Grazie. Poi ancora, magari ce ne fossero persone come lei, Faganelli, che ama la sua azienda e trasmette la sua passione nel mettere in evidenza cosa vuol dire azienda. Poi ancora, tra l'altro è un'azienda di cui, un settore di cui si sta parlando tantissimo in questo periodo, tanti auguri a questa associazione di aziende monteclarensi, appunto, di, che ha detto possono essere anche piccole proprio, anche, sì, alcune, sì. Non proprio anche liberi professionisti addirittura, quindi, cioè, che, le partite IVA che abbiano dei dipendenti certo. Okay. Faganelli, ex sindaco, presidente della banda, presidente Sparima, manca un onorevole o senatore a vita al suo curriculum. Posso dire una cosa? Dicevo prima fuori in battuta quando si parlava che la didascalia di Romeo Faganelli è lunghissima, sì, non deve essere descritto. Allora qualcuno può dire che sono un cumulatore di cariche, quindi alla fine no? Un giorno ci porta il suo curriculum. Come? Un giorno ci porta il suo curriculum, così vediamo sì. tutto qua. Allora, associazione imprese di Montichiari avrà successo specialmente se si rivolge ai giovani. E poi ancora, adesso però faccio una domanda, ma breve. Faganelli, sono d'accordo con lei, sui giovani diamo spazio perché sono il nostro futuro. E ancora, signor Faganelli, le faccio una domanda fuori dal suo tema. Siccome l'ascolto sempre, mi dia un parere su quello che sta succedendo con le guerre. Allora, velocissimo, ringrazio tutti. Prego, sì, no, ringrazio per diciamo le congratulazioni di prima, ma ripeto, io sono come dire un accessorio anche di questa associazione, cioè alla fine cerco di tenere insieme il gruppo, di stimolare tutti quanti, ma come diceva adesso Paolo, c'è un bellissimo gruppo sia nel direttivo che poi anche tra le imprese. Ed è questa la forza, ed è quello che ci dà la forza appunto per poter andare avanti e credere fermamente in questa attività. Siamo appunto molto contenti di quello che sta accadendo. Devo appunto ringraziare Paolo perché la maggior parte degli sponsor li ha portati dentro lui. Che ringraziamo tantissimo. Certo, che ringraziamo moltissimo, e che ovviamente è attraverso gli sponsor che riusciamo ad avere un po' di soldi per poi organizzare tutte le nostre attività. Abbiamo anche uno sponsor principale che è la Banca di Credito Cooperativo di Brescia, che ci ha creduto sin dall'inizio, ci dà una sponsorizzazione molto importante ed è sempre presente alle nostre manifestazioni, e di questo siamo molto orgogliosi, perché il fatto che una banca importante creda nella nostra associazione di imprese lo riteniamo davvero molto importante, quindi li ringraziamo moltissimo. Poi sì, un'ultima battuta sulla guerra, purtroppo si fa fatica ad avere una opinione su questo, perché come ripeto, la guerra non è difesa da noi. Purtroppo voglio ribadire che c'è qualcuno che ha invaso qualcun altro, qualche altra nazione. Io credo molto nella sovranità delle nazioni, quindi la ritengo proprio una cosa veramente brutta quella che ha fatto la Russia nei confronti dell'Ucraina. Certo. Poi quella in Israele è un problema irrisolto, no? Qualcuno dice che riporta il tutto ancora
all'epoca di Gesù Cristo, no? Quando accusano gli ebrei di avere ucciso Gesù Cristo e quindi da allora non c'è pace nel Medio Io pensavo Oriente, dalla fuga dall'Egitto di no? Mosè Sì, addirittura, quindi può anche vabbè, essere, no? è Alla ancora fine, prima. purtroppo, anche lì ci si è incaponiti su una cosa che è difficile trovare una soluzione. Questo è un grande dispiacere perché io sono convinto che appena saranno finite le guerre, poi ci sarà tutta la ricostruzione da fare e anche per l'Italia ci Certo. sarà un bel lavoro da fare. Speriamo che finisca il più presto possibile, soprattutto per i morti che ci sono stati, Esatto. ma anche poi per offrire un po' di lavoro a tutta l'Unione Europea, che ovviamente in questo periodo ne ha sicuramente molto bisogno. Possiamo dire, Presidente, che la guerra in Palestina non si fa cessare fischiando una povera cantante israeliana come hanno fatto No, ieri, è una cosa indegna, punto, basta. Sicuramente, quindi voglio Come se fosse dire, colpa sua, bisogna adesso. lasciare fuori da queste cose le attività culturali, lo sport, eccetera. Lasciamo che sulle questioni, diciamo, politiche agisca la politica e quindi tutto ciò che serve. Io, per esempio, non sono mai stato d'accordo neanche sulle sanzioni, perché alla fine non ha mai prodotto niente e lo vediamo, perché alla fine o è tutto il mondo, ma è impossibile, Esatto. e altrimenti poi ognuno trova comunque da altre parti. In Iran sono 20 anni o 25 che ci sono le sanzioni e alla fine non è successo niente, anzi si impoverisce la povera gente, Esatto. perché alla fine ci rimette sempre. Quindi io sono contrario anche su questo. Bisogna, se ci sono le sanzioni da dare, ovviamente cercare di punire quelli che sono i diretti responsabili. Questo sì, ma non il popolo. Certo, certamente. Allora, la domanda che volevo farvi me la tengo per la prossima volta, facciamo così. Quindi ringraziamo il coordinatore dell'Associazione Imprese di Montichiari, Paolo Chiarini, Grazie a voi, grazie. grazie a tutti. E ovviamente il presidente Romeo Faganelli. Grazie Grazie. a voi.